Francesca mi scrive: uè Robin, ma come fai a capire se un contenuto online è veramente autorevole e credibile? Numero 1. La prima cosa che faccio è di guardare se c'è una data chiara. C'è una data oppure questa è nascosta, così che questo articolo non si sa quando è stato fatto e quindi dura in eterno per tutta la vita. Bene, 1. Numero 2. C'è un nome e cognome di un autore preciso di questo articolo? Bene, perché se non c'è già siamo messi parecchio male. Quindi, autore, nome e cognome. Numero 3. Ci sta un bio, un piccolo profilo, una spiegazione di chi è quest'autore, di che cosa fa. Numero 4. E in questo profilo e spiegazioni ci sono credenziali che ci lasciano pensare che questa persona sia un esperto, uno specialista, una persona estremamente competente sull'argomento di cui abbiamo letto? Oppure questo è uno che fa content marketing, che scrive di qualsiasi cosa gli chiedono, blogger on demand? Numero 5. Dentro questo articolo ci sono dei link quando ci sono dei termini poco chiari, dei concetti complicati, difficili o di settore? Numero 6. I link che ci sono all'interno di questo articolo vanno soltanto ad altri articoli all'interno dello stesso sito o vanno per lo più a siti esterni? Numero 7. Il contenuto è una serie di elucubrazioni fatte dall'autore o è un'analisi dettagliata supportata da riferimenti, link, citazioni di qualcosa che altre persone hanno analizzato e studiato? Numero 8. È possibile contattare l'autore? Fornirgli un commento, un feedback, un suggerimento, una critica? Tutti questi elementi insieme mi aiutano a valutare quanto un articolo è credibile, autorevole e a distinguere le cose che valgono da quelle che sono assoluta fuffa.